a noi incredibilmente ci ha fatto il regalo di contattarci e di regalarci un momento del suo ascolto e del suo tempo un professore molto speciale. Lui si chiama, se non sbaglio, Leonardo, è qui con noi. Leonardo? Buongiorno. Eccolo, buongiorno a te. Il prof. Salve, Leonardo prof. Durante. Allora, prof, intanto grazie per averci contattato e soprattutto entriamo un po' nel vivo insieme a questo punto di questa giornata. Perché è così importante secondo lei? Grazie a voi intanto per i vostri servizi, siete veramente fantastici. Quindi grazie. Il popolo della notte col popolo mattutino al quale io appartengo, e questo mi fa molto piacere. Ebbene sì, Noemi, dal 2018 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 24 gennaio giornata mondiale dell'istruzione. Come dicevi tu, cambiare rotta, cambiare istruzione, trasformare l'istruzione è proprio l'obiettivo dell'agenda, uno degli obiettivi dell'agenda 2030. In realtà sono tanti ovviamente i processi attraverso il quale la trasformazione dell'educazione deve avvenire. Ci stiamo dedicando da qualche settimana con altri prof, altri super prof, perché quest'anno, nel 2021, quindi a settembre 2021, sono stato eletto tra i migliori 50 professori al mondo e insieme ad altri super prof come Barbara Riccardi, Ambando Persico, Lorella Carimari, Giuseppe Pacchetta, Carlo Mazzone, e quindi io siamo promotori di un appello proprio per la trasformazione dell'istruzione. Questo appello è dedicato alle studentesse, cioè spingere le ragazze a scegliere un percorso tecnologico per il proprio futuro. Muoviamo questo appello perché dobbiamo fare in modo che le più nuove generazioni, le generazioni a venire, abbiano una tendenza anche verso le STEM, cioè science, technology, engineering, mathematics, cosa che negli ultimi anni invece non è accaduto. Rimane quindi di vitale importanza preparare la società a non seguire proprio i vecchi stereotipi, in modo tale che i nostri studenti comprendano che queste carriere sono adatte sia alle ragazze che ai ragazzi. Esatto, esatto. Lei cosa insegna, professore? Allora, io insegno sistemi automatici e controlli, che appunto è una disciplina molto interessante perché sta a cavallo tra l'elettronica, la matematica, l'informatica, l'inglese, perché tantissime ovviamente terminologie, tecnologie esistono, ovviamente esprime in inglese perché vabbè, certo, è il linguaggio tecnico. E anche nella mia scuola io insegno al Fermi di Montemario qui a Roma. Nelle mie classi ci sono appunto pochissime studentesse, e questo è un guaio, perché poi le aziende ovviamente chiedono giustamente che ci siano che ci sia parità di genere anche nel loro settore. È giusto, certo. Mi sembra giusto. Senta, prof, ma cos'è che fa di lei uno dei 50 migliori, o che ha fatto di lei, insomma, nel scorso anno, uno dei 50 migliori professori del mondo? Quello ancora me lo sto chiedendo. No, a parte gli scherzi, probabilmente ecco, l'apertura mentale, fare in modo che si possa sempre trasformare l'istruzione. Io applico le mie lezioni raramente sono standard, ho una didattica molto progettuale, faccio in modo che ciò che dovremmo realmente imparare sulla carta si impari attraverso una didattica laboratoriale con gli studenti. Purtroppo negli ultimi anni, causa pandemia, questo è veramente molto 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 complicato. Portavo i miei ragazzi all'estero a fare la differenza anche nelle aziende, nelle università, anche in termini di ricerca, però tutto sommato è andato anche bene perché abbiamo affinato nuove tecniche di insegnamento che ovviamente non avremmo mai esplorato. Quindi per assurdo ha aperto nuove pratiche, nuovi orizzonti questa situazione, ha portato a dover trovare nuove risorse, ecco, in qualche modo. Questo sì,
esattamente, solo che però mi manca tanto la posso immaginare, poi immagino il contatto con i ragazzi che sono proprio portatori sani di energia, no? E per chi ama questo lavoro penso sia una cosa meravigliosa. Tra l'altro io ho avuto una piccola parentesi all'estero, principalmente in America, e l'istruzione lì è molto diversa. Sentivo prima che diceva e parlava della parte pratica, portare sul campo i ragazzi. In America diciamo che la parte pratica è un buon 80% sulla teoria. Loro partono subito con le mani in pasta, ecco, per fare una citazione bassa, però è così. È vero, è verissimo. Io appunto sto cercando da anni ormai di fare in modo che i nostri studenti abbiano le mani in pasta, come dicevate voi. Questo probabilmente è stata una delle chiavi di successo che mi hanno portato a essere tra i migliori prof al mondo. Sono molto felice di questa candidatura e sono molto felice dei riconoscimenti che da settembre a ora ci sono stati. Ribadisco che bisogna esplorare in continuazione, mai fermarsi, mai appunto stare statici. Quindi l'obiettivo di questa giornata della trasformazione bisogna sempre tenerlo sott'occhio, non solamente oggi. Ricordiamo ancora che questo lavoro importante che stiamo facendo con i colleghi, affinché queste donne diventino le nostre donne scienziate che fanno la differenza nelle aziende, nelle università, nella ricerca, negli studi. Noi facciamo anche l'intelligenza artificiale, nonostante i miei ragazzi abbiano solamente 17 anni. Che meraviglia. Cioè, bisogna far comprendere che la tecnologia e il nostro comune futuro hanno proprio bisogno del loro apporto e che le ragazze e i ragazzi proprio possono realizzarsi in questo contesto. L'anno scorso il messaggio di fine anno di Draghi era proprio quello di cercare tecnici. Esatto, è vero. E lei sta cercando proprio di creare queste nuove figure per il futuro. Noi siamo stati veramente felici di averla al telefono con noi. Grazie veramente di cuore al professor Leonardo Durante, grazie per aver condiviso con noi la sua esperienza. E...